Nel 2014 la NASA pubblicava un libro intitolato Archaeology, Anthropology e Interstellar Communication, curato dal dottor Douglas Vakoch, direttore dell'Interstellar Message Composition presso l'Istituto SETI. Il libro affrontava nel dettaglio il tema della comunicazione con eventuali civiltà aliene, nonché i problemi che si sarebbero potuti originare da un eventuale contatto. Il testo rispetta tutti i crismi delle pubblicazioni scientifiche e alcuni dei capitoli più interessanti sono stati proprio incentrati sulle possibili comunicazioni avvenute nelle epoche passate del nostro pianeta. Ciò che era stato negato duramente per decenni sembrava riapparire come possibile probabilità e ipotesi in una pubblicazione scientifica. Come riporta il Daily Mail del 21 maggio del 2014, la pubblicazione affronta una serie di argomenti complessi grazie al contributo di numerosi e rinomati esperti, incentrandosi sulla prospettiva di vita su altri pianeti e sugli strumenti attraverso cui poter inviare o ricevere messaggi nel cosmo, ma ancor più su come dialogare con loro e quali problematiche potremmo incontrare nel caso di un contatto. Ne avevamo parlato anche nel video dedicato al relativismo linguistico e all'ipotesi di Sapir-Whorf che trovate in descrizione. Nel suo contributo, il curatore Douglas Vakoch tratta delle difficoltà che potrebbero sorgere a seguito di un primo contatto con una civiltà aliena, affermando: se un segnale radio fosse rilevato da un moderno esperimento del SETI, potremmo intuire l'esistenza di un'intelligenza, ma non potremmo capire cosa dicono. Anche se rilevassimo, continua Vakoch, una civiltà in uno dei sistemi stellari più vicini, i loro segnali dovrebbero attraversare migliaia di miliardi di chilometri, raggiungendo la Terra dopo molto tempo. La speranza però non è perduta e le lacune tecnologiche e scientifiche che la nostra specie dovrà ancora affrontare potranno quasi sicuramente aggirare e colmare molti dei problemi evidenziati fino ad oggi. Nel testo, Vakoch, il curatore e i suoi coautori hanno cercato di offrire soluzioni concrete che potranno rivelarsi preziose sicuramente nel futuro. Per andare oltre la semplice individuazione di tale intelligenza e avere qualche possibilità realistica di comprenderla, possiamo prendere esempio dai ricercatori che affrontano sfide simili sulla Terra, come gli archeologi che ricostruiscono la storia delle civiltà del passato da informazioni frammentarie. Così dovranno fare i ricercatori del SETI per comprendere civiltà lontane da noi, separate da vaste distese di spazio e tempo. Questo quanto Vakoch stesso afferma all'inizio del testo. Di particolare interesse per la nostra analisi è un capitolo del libro curato dal professor William Edmondson dell'Università di Birmingham, in cui l'autore considera dal punto di vista ipotetico, ma ritenendola verosimile, la possibilità che alcune raffigurazioni dell'arte rupestre antica, realizzate da diversi popoli e civiltà della Terra, possano rappresentare ipoteticamente, ma anche realmente, un contatto avvenuto in tempi molto antichi. L'autore afferma senza nessuna possibilità di fraintendimenti ed equivoci, possiamo dire poco, se non altro, su ciò che significano queste raffigurazioni, sul perché siano state incise nella roccia o su chi le abbia create. Potrebbero essere state realizzate dagli alieni a tutti gli effetti. Una ipotesi di lavoro, ma allo stesso tempo una frase che sembra essere a tutti gli effetti, una conferma, direi ufficiale, che per quanto espressa in modo sibillino, avvalora e suffraga le teorie e le ipotesi che da moltissimi anni ricercatori in tutto il pianeta sostengono e stanno portando avanti. A fianco del testo di Vakoch, già nel 2007 la NASA aveva pubblicato un altro studio, altrettanto dirompente, in cui si proponeva, senza mezzi termini, che alcune strane manifestazioni registrate in molte cronache antiche potessero essere riconducibili al fenomeno delle presenze extraterrestri nel nostro passato.
Autore e curatore del testo era stato Richard Stotters, morto nel 2009, laureato in matematica presso la Princeton University, compianto docente presso l'Università di Harvard e membro del Goddard Institute for Space Studies della NASA. Direi un curriculum di tutto rispetto. La descrizione di oggetti volanti non identificati ante litteram è abbastanza costante nel corso della nostra storia, fin dal remoto passato. Sebbene molte descrizioni di avvistamenti potrebbero essere attribuibili a fenomeni naturali, Stotters scriveva che rimane comunque un piccolo residuo di report sconcertanti e, indipendentemente dall'interpretazione che si vuole loro dare, questi costituiscono un fenomeno che attraversa tutti i secoli e riguarda diverse culture. Non può poi mancare infine una curiosa, per così dire, affermazione che l'astronauta Hal Warden fece nel 2017 durante il programma inglese Good Morning Britain sul canale ITV. Alfred Merry Warden, nato nel 1932, è stato un celebre astronauta statunitense, nonché pilota del modulo di comando per la missione lunare Apollo 15 nel 1971. Come ingegnere aeronautico e astronauta della NASA, ha vissuto una vita addestrandosi ad avere una mente razionale e scientifica, ma ancor più a vagliare e analizzare ogni informazione prima di parlare. Beh, nel 2017 affermò: «Siamo noi gli alieni, pensiamo che sia qualcun altro e invece siamo noi, quelli che sono venuti da qualche altra parte». Quello che Warden evocava è una sorta di esodo spaziale, partiti da chissà dove, dice, i nostri progenitori arrivarono sulla Terra, perché qualcuno di loro doveva sopravvivere. È una sorta di panspermia diretta, come ipotizzato da Chandra Vikramasinghe o dal premio Nobel Francis Crick. Warden continuò durante il programma televisivo affermando: «Sono saliti su un piccolo veicolo spaziale e sono venuti qui. Sono atterrati e hanno iniziato la civiltà qui. Questo è quello che credo». Insiste poi l'astronauta: «Se non mi credete, andate a prendere i libri sugli antichi sumeri e vedrete cosa avevano da dire al riguardo. Ve lo diranno subito». L'allusione ovviamente alla sumerologia, resa popolare in un certo ambito dai saggi divulgativi di Zecharia Sitchin. Nell'intervista rilasciata a Good Morning Britain, Warden sostiene apertamente che gli umani sono, dal suo punto di vista, i discendenti di una razza extraterrestre, legata agli antichi astronauti e che per varie ragioni si sono fermati nel nostro pianeta, dando inizio alla nostra specie e detenendo un ruolo chiave nell'evoluzione della civiltà umana. Cosa possiamo aggiungere? Si tratta forse del delirio senile di un astronauta? Beh, personalmente non lo penso, anzi ritengo che queste affermazioni debbano essere prese con la giusta importanza che meritano. Lascio ad ognuno la propria interpretazione personale di quanto detto, ma sinceramente ritengo che, giunti a questo punto, non si possa più negare, oltre ogni ragionevole dubbio, che nel nostro passato una o forse più civiltà evolute nel cosmo possono aver visitato il nostro pianeta. E questo oggigiorno non è solo la scienza moderna ad averlo reso manifesto con il suo progredire, ma è anche e soprattutto la voce di moltissimi studiosi ed esperti, sia accademici che non, a dircelo. Guarda caso, però, buona parte di loro possono permettersi questo tipo di affermazioni solo quando sono giunti in pensione e quindi quando sono meno soggetti alle maglie strette di uno status quo politico e accademico internazionale.